Ciao a tutti, oggi facciamo un video dove vi faccio vedere come si compila un messaggio di posta elettronica. Attenzione, lo so che sembra banale eh, quello che sto per dire, ma vi assicuro che non lo è. Nel senso, sono certo che la maggior parte di voi sappia eh, compilare un messaggio di posta elettronica, ma ci sono alcune regole. Non dette, che fanno parte della, di una convenzione di quando due persone comunicano eh, con la posta elettronica, che è importantissimo conoscere. Quindi vi consiglio di andare avanti e guardare questo video fino in fondo. Allora, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di quelli che sono i corretti atteggiamenti da utilizzare quando si utilizza la posta elettronica. Poi uno è libero di non farlo, però sappia che dall'altra parte chi li riceve eh, potrebbe risultare sgradevole. Quindi andiamo a scoprirli insieme perché basta davvero poco. Innanzitutto, tutto, vi farò vedere la procedura parlando di Outlook ma in realtà un messaggio di posta elettronica questo appunto è un nuovo messaggio di Outlook ma vi faccio vedere questo è un nuovo messaggio di eh, Gmail vedete che cambia poco cioè la struttura di un messaggio di posta elettronica è uguale per eh, indipendentemente dal provider e dal client che utilizzate quindi indipendentemente dallo strumento che avete eh, avrete un, un, un campo dove inserire i destinatari del mail un campo per l'oggetto e un campo per il testo. Andiamo a vederli uno per uno. Il campo A: qui potete andare a inserire eh, l'indirizzo del destinatario della vostra mail, quindi ad esempio mario.rossi.gmail.com, molto semplice, ok? Cioè, il destinatario a cui inviate la mail, mettete l'indirizzo mail. Ovviamente è possibile inserire più di un destinatario, quindi ad esempio paola.bianchi. Chiocciola gmail.com Perfetto, allora primo, eh, primo suggerimento: ci sono alcune persone che, per lavoro, per le attività che seguono eccetera, ricevono davvero un quantitativo enorme di mail. Eh, si arriva a varie centinaia di mail al giorno. Quindi prima di mandare una mail eh, vediamo se è il caso di mandarla, insomma non mandiamo mail per nulla, ok? Eh, ricordo anche che la mail, anzi vi faccio prima una premessa che avrei dovuto fare prima, vi ricordo che la mail è eh, un sistema di comunicazione asincrono, che cosa significa? Non è WhatsApp che è sincrono. WhatsApp è pensato, WhatsApp, Telegram, eh, tutti i messaggi insomma, eh, di questo tipo, sono pensati per sostenere una conversazione in tempo reale, quindi una serie di botte a risposta dove eh, qualcuno scrive e qualcun altro risponde immediatamente. La posta elettronica viene definita asincrona perché sostituisce sostanzialmente la posta cartacea, la posta ordinaria. Quindi io scrivo una mail e la spedisco e non ho la, la pretesa che qualcuno dall'altra parte sia lì per leggere la mail in quel momento, potrebbe leggerla a distanza di ore o addirittura di giorni. Inoltre non posso pensare, anche se è possibile farlo, di utilizzare la posta elettronica per sostenere una conversazione in tempo reale, potrebbe non funzionare in questo modo. Detto questo, qui posso andare ad inserire tutti i destinatari ai quali voglio mandare il mio messaggio di posta elettronica. Ecco, anche qui cercate di limitare il numero dei destinatari a quelli effettivamente necessari. Perché nel momento in cui io mando una mail a Mario Rossi e poi nel corpo della mail quando andrò qui dentro a scrivere qualcosa, vuol dire che io sto dicendo qualcosa a Mario Rossi e Mario Rossi si sente l'obbligo di andare a leggere questa mail e magari è pure lunga. Quindi eh, limitiamo per evitare che chi riceve tanta mail si trovi eh, mail inutili da dover guardare, vagliare, ok? Oltre al campo A, se voi se non ce l'avete potete andare, ad esempio, in opzioni, avete il campo mostra CC, ok? Questo è un campo, eh, posso scrivere ad esempio a federico@gmail.com, ok? Questo è un campo per conoscenza. Tecnicamente eh, utilizzare il campo alt o il campo cc non cambia nulla, di fatto la meglia arriverà, però in questo caso Federico saprà che non era lui il diretto interessato nel messaggio, ma che eh, il mittente ha deciso di metterlo a conoscenza di quanto sta succedendo, ok? Anche qua limitiamo il numero delle persone da mettere a conoscenza per evitare di coinvolgere un numero eccessivo di persone che poi magari non capiscono perché sono state coinvolte. Avrete visto che esiste un altro campo che si chiama CCN. Lo abilito. Il campo CCN funziona come gli altri, ma il destinatario, Mario, non è visibile agli altri. Quindi, in questo caso, Mario Rossi, Paola Bianchi e Federico riceveranno la mail e, e ognuno di loro vedrà che è per conoscenza o per, conoscenza, o per um, invio diretto. Mentre invece nessuno di loro tre vedrà che io ho mandato anche una mail a Mario. Okay? Questo viene fatto per, appunto, per vari motivi. Uno può essere quello semplicemente di nascondere l'indirizzo di Mario agli occhi degli altri, perché Mario vuole tenere riservato il suo indirizzo di posta elettronica. Un altro motivo è quello proprio di non far sapere a Mario Rossi e a Paola Bianchi... Sì, ho usato Mario, però, ok. A, a Mario Rossi e a Paola Bianchi non voglio far sapere che ho coinvolto anche Mario eh, in questa eh, conversazione. Quindi, attenzione. Va da sé che quando Mario riceverà la mail dovrà avere la di non rispondere a tutti perché altrimenti paleserà il fatto che io l'avevo messo per conoscenza nascosta, ok? Eh, oppure può scrivere a tutti dicendo eh, sono stato tempo fa. Fa sono stato messo a conoscenza da parte di Umberto che di questo fatto, allora introducendo il fatto che è stato, gli è stato comunicato successivamente. Ma il rispondi a una conoscenza nascosta è sempre un po' borderline. Vi consiglio di non farlo qualora voi siate i destinatari per conoscenza nascosta. Bene, andiamo qui, e abbiamo il campo oggetto. Il campo oggetto è un campo facoltativo, ma vi consiglio di metterlo sempre perché. Chi appunto, come vi dicevo, riceve centinaia di mail al giorno eh, può decidere, come ad esempio faccio io, di eh, ordinare le mail per oggetto, al di là della, della data, eh, nel senso che eh, vado a guardare l'oggetto, è quello che mi eh, dà il colpo d'occhio per capire di che cosa si tratta, poi decido se aprire la mail o meno. Procedo in questo senso dando una certa priorità, dipendentemente dall'oggetto. Una cosa che vi invito fortemente a fare, se non del via del tutto eccezionale, iniziare un oggetto o una mail con urgente, ok? Perché conosco persone che mi hanno sempre mandato mail dove l'oggetto era urgente. Tutte le mail sono urgenti. Ecco, questo è una... Ovviamente se tutte le mail sono urgenti, nessuna lo è. È come non mettere il, il campo. Poi lo si va a vedere che cos'è l'urgenza. Perché chiaramente se ricevo una mail con scritto... Io ricevo 250 mail al giorno, una c'è scritto urgente, ovviamente la vado a aprire. E poi si scopre che è l'ultima mail che dovevo guardare. Quindi evitiamo, salvo ovviamente motivi molto particolari. L'oggetto deve essere qualcosa di sintetico, di molto chiaro, che va a introdurre quello che noi vorremmo dire, ok? Ad esempio, in questo caso, preventivo caldaia. Subito, con due parole, ho già capito di che cosa si sta parlando invio seconda proposta ecco un oggetto di questo tipo è sintetico chiaro immediato e mi fa subito capire di che cosa parlerà la mail che sotto ci sarà legata e infine qui abbiamo la possibilità di eh, scrivere un testo allora su qui c'è da dire molto allora innanzitutto quando andiamo a scrivere un testo della, nella posta elettronica dobbiamo cercare soprattutto se si tratta di una mail lavorativa, professionale o se stiamo parlando con un fornitore anche di, di, di qualcosa che fa riferimento a casa nostra dobbiamo tenere uno stile di scrittura che sia consono alla lingua scritta okay? scrivere non è come parlare, se io avessi messo su carta il mio, quello che ho detto sino adesso e l'avessi riletto sarebbe stato terribile perché mentre si parla sono concesse determinate forme verbali, sono concessi modi di Dire che sono facilmente eh, comprensibili anche con l'aiuto poi della parte visiva dove il movimento delle mani del viso, un sorriso, l'occhiolino può aiutare a capire che si sta facendo dell'ironia o quant'altro, mentre in un testo scritto diventa molto più difficile, quindi bisogna tenere un atteggiamento diciamo abbastanza formale. Scrivere in maniera corretta quindi utilizzando le frasi complete con l'utilizzo di verbo soggetto e complemento, eh, di utilizzare i tempi verbali nel modo corretto dove possibile, di utilizzare la punteggiatura, perché ho visto mail lunghe così senza una virgola o un punto, è una cosa terribile, non si capisce niente. Ehm... Dovete evitare come la peste di scrivere tutto in maiuscolo e questa è una cosa che ci tengo a dire perché scrivere un testo in questo modo, ehm, tutto maiuscolo, equivale per molte persone che leggono ad urlare. Questo è equivalente ad un urlo, ok? Eh, io capisco che voi potreste non dare valore a questa cosa ma molto probabilmente glielo dà chi la riceve quindi se volete essere rispettosi nei confronti della eh, persona a cui state scrivendo evitate di scrivere tutte le frasi, tutte le parole in maiuscolo perché eh, è un brutto gesto, sta male qualcuno lo interpreta in modo sbagliato eh, poi voi siete liberi, ripeto, di dare questo valore, però è come dire: io non credo in Dio, non sono credente, quindi entro in una chiesa in mutande al mare con l'infradito. Eh, no. Anche se io non fossi credente eh, dovrei, porterei rispetto a chi c'è dentro, per cui mi vestirei in modo consono nel momento in cui entro in chiesa. Nello stesso modo, nel momento in cui si utilizza un messaggio di posta elettronica, è buona norma utilizzare delle regole che siano condivise tra tutta la community che utilizza la posta elettronica. Va bene, invece, è accettabile eh, mettere la, una prima frase, ad esempio, attenzione! in maiuscolo, è invece accettabile questo attenzione, questo non è un urlare, cioè ti sto dicendo qualcosa urlando, è richiamare l'attenzione, attenzione, ok? E poi si scrive la frase in modo normale, minuscolo. Ho detto la punteggiatura, frasi semplici, immediate, sintetiche, dotatevi, vi prego, dotatevi del dono della sintesi, nel senso evitate di scrivere, se non necessario, dei libri. Eh, perché eh, ripeto chi legge le mail non, magari non ha tempo di leggere eh, per un quarto d'ora una mail che dice che sta arrivando il preventivo ovviamente sta a voi decidere se dare del tu dare del lei che, che tipo di, eh, di approccio tenere in funzione del vostro rapporto con il destinatario ovviamente è buona educazione firmare la propria mail eh, se lavorate all'interno di un'azienda, la vostra azienda avrà sicuramente una politica, un regolamento che vi eh, invita a eh, mettere una firma che sia consona all'immagine, al logo, al nome dell'azienda. Og ogni azienda ovviamente ha il suo stile mentre se state scrivendo una mail personale mettete eh, la firma, una firma insomma, un ehm, nome e cognome o un numero di telefono se ritenete poi eh, necessario che lui vi contatti. È inutile nella firma della mail mettere la mail perché chi la riceve la vede, eh, la vede ugualmente, è più utile mettere ad esempio il numero di telefono. E infine per eh, chiudere la, il discorso delle mail l'allegato. Gli allegati sapete che sono dei documenti, ad esempio dei PDF, dei Word, dei qualcosa che possono essere allegati al messaggio di posta elettronica ed inviati insieme alla, alla mail. Allora, eh, innanzitutto non tutti i provider vi permettono di inviare tutti i messaggi di posta. Tipicamente gli eseguibili, i programmi, i file batch, i file exe vengono bloccati perché perché potenzialmente potrebbero contenere eh, del codice malevolo dei virus, eh, potete quindi inviare invece fotografie, potete inviare dei documenti PDF e quant'altro. Mi si domanda spesso: ma eh, un PDF è pesante? Non è pesante? 5 MB è tanto? 100 MB è tanto? Ok, questa domanda che ogni 3x2 viene fuori. Diciamo che i sistemi in generale di posta elettronica permettono di trasportare allegati normalmente fino a 5 mega, molti ora hanno portato a 10 mega il peso degli allegati, però eh, inviare un, degli allegati molto pesanti potrebbe mettere in difficoltà il destinatario, tipicamente se poi è in mobilità e deve scaricare l'allegato con un cellulare, con la rete 3G, 4G eccetera, perché magari va ad influire anche sulla, sul bundle che ha nell'abbonamento. Nell Ecco, spero di avervi dato qualche informazione su un utilizzo corretto, ma non è che c'è scorretto, ovviamente. Ripeto, eh, mandare una posta elettronica a, a tantissimi destinatari, scrivere in maiuscolo, eh, utilizzare conoscenza o conoscenza nascosta in modo sbagliato, non preclude il fatto che la mail in ogni caso arriverà. Quindi non si tratta di eh, un problema tecnico, ma proprio di un atteggiamento, di un comportamento. Che, se seguito nel modo corretto fa diventare più piacevole le conversazioni e voi come destinatari come interlocutori dei messaggi iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto mettetemi un like e ci vediamo alla prossima ciao